Ciao Rattini, bentornati. Sì, oggi un nuovo video. Oggi un video curiosità, perché Cosmo stava guardando i My Little Pony, la serie del 2000. Sì, perché non era serie, era un film in realtà. Sì. Se non sbaglio, sì, che era su Netflix. E ho visto che praticamente era un po' l'era anni, cioè Mediaset, no? Quindi c'erano tutti i produttori Mediaset che doppiavano questo film. E infatti c'è un sacco di voci conosciute. Però la cosa divertente, appunto, che noi volevamo segnalarvi è praticamente che c'è un personaggio che ha la voce di Elisabetta Spinelli, quindi la nostra Sailor Moon, ma tanti altri, però principalmente la conosciamo per Sailor Moon, che praticamente ha doppiato un personaggio principale di questo cartone, di questo film, sì, che si chiama Cheri Lee, sì, o Cheri Lee, e praticamente lo stesso personaggio che doppia è Rosa, sì, e ha i codini, è codina la Sailor. E lei stessa, quando appunto si vede una scena che noi mettiamo subito dopo, quindi così anche, sì, voi, anche voi potete capire di cosa stiamo parlando, dice qualcosa come, adesso mi ricordo esattamente, però... È bellissima questa conciatura. Sì, la conciatura dei codini di stile Sailor Moon. Quindi la sua voce, unito al... al colore rosa, che comunque è di Sailor Moon. E al la conciatura. La conciatura sa troppo di Sailor. Quindi come se fosse... Sì, quindi vabbè, è un po' una... cioè niente di particolare, però insomma volevo comunque segnalare questa cosa perché... perché è carina, insomma. Sì. E poi Sailor Moon esiste anche tantissime altre serie TV e cartoni animati. Ha fatto un sacco di... di omaggi, sì. Tipo omaggi. Anche in Witch si vede Sailor Moon appunto che aspetta nel bagno, nella mensa. Ah, bravo, però. Facciamo un bel video dove ne parliamo. Ok, allora facciamo uno. Sembra che non ci copino prima. Mi puniva il nome della luna. Sì. E niente, adesso vi lasciamo a questo punto un minuscolo video, così vi facciamo capire di cosa parliamo. E vi appuntamento al prossimo video. A presto. Ciao, ciao. Ciao.